stop me on the corner. Swear you hit me like a vision. I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. Benvenuti a questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Siamo a Indi Prete di Castelpetroso per seguire l'ottava edizione del Trittico del Molise in occasione del terzo memorial in onore di Carmine Tamburri, una gara ciclistica per allievi che si è tenuta appunto per un percorso di 62 km, 6 giri da 10 km, che ha visto la partecipazione di società sportive e allievi da diverse regioni d'Italia. Restate con noi in questa nuova puntata di Viaggio in Molise. Antonio Tamburri, presidente di Molise Ricambi, società organizzativa di questo Trittico del Molise, ottava edizione. Oggi la fase conclusiva, la terza tappa qui a Indi Prete di Castelpetroso. Una numerosa partecipazione da diverse regioni in Italia come ogni anno. Sì, questo è il terzo Memorial Tamburri. L'ottavo trittico che è in collaborazione tra il gruppo sportivo Molise Ricambi e il GS Oradino. Siamo arrivati quest'anno all'ottavo anno del trittico praticamente. L'abbiamo voluto fortemente 8-9 anni fa, già parlavamo di una decina di anni fa del trittico. L'abbiamo voluto talmente tanto che ci ha dato ragione, che ci sono gare che i ragazzi ci sono pochi di allievi in Italia quest'anno. Quest'anno e gli altri anni, già da qualche anno siamo carenti proprio. Noi per fortuna facciamo sempre degli ottimi numeri, proprio grazie a questo trittico che abbiamo voluto, a tutti i costi, ci costa un po' di più, però bene così. Si è appena conclusa la riunione tecnica, come sarà il percorso della gara? Il percorso è tecnico ed impegnativo. Impegnativo sulla salita e tecnico nella discesa, perché la strada è un po' stretta, non è che ci sono grosse carenze nella strada, è una strada normale, però è stretta e allora le curve sono un po' strette, allora è impegnativo anche la discesa, cioè è molto tecnico, si devono impegnare anche in discesa, non solo per la salita. Oggi le temperature alte insomma renderanno tutto più difficile. Eh sì, le temperature, io spero solo che tantissimi ragazzi arrivino, perché con queste temperature non è bello andare in bicicletta su un percorso di questo per la salita che c'è, è molto impegnativo, ripeto. Poi un'altra puntualizzazione sul fatto di Marcellusi che arriva vincitore dopo la seconda tappa di Boiano e il vincitore dell'anno scorso, del trittico dell'anno scorso. Sì, sì, il vincitore domenica scorso ha vinto a Boiano. Però ci sono i siciliani che sono molto forti quest'anno. Oggi sarà una bella gara. Oggi sarà una bella gara, insomma, se la devono battere, non è detto. Infine, chi vuole ringraziare? Allora, un ringraziamento in particolare va alla famiglia Tamburri. Non me lo voglio fare da solo perché io faccio parte sempre della famiglia, però a tutta la moglie, la figlia, ai nipoti, a tutti che hanno voluto insieme a me di prima persona questa gara per ricordare la persona scomparsa, che era mio cugino praticamente, che era scomparso, che era uno sportivo puro. Allora ricordiamo lui, un grazie a tutti. Se non che grazie pure a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato alla manifestazione.
sia chi ci ha dato qualcosa e chi ci dà una mano proprio nell'effettuare la gara, perché cioè, ci vogliono tante persone. Allora non possiamo pensare che una gara la fa solo uno, la fa solo il GS Molise Ricambio. No, il GS Molise Ricambio, grazie a tutti i collaboratori che ci abbiamo intorno. Grazie a tutti. I've been looking for someone like you to save me. Life's too easy to be so damn complicated. Take your time and I'll be waiting. Piero Di Girolamo, gruppo sportivo Ratino, insieme al GS Molise Ricambi, per il terzo anno organizza questa, per il ottavo, io mi sbaglio, invece è il terzo Memorial, ok. Per l'ottavo anno organizza questo trittico del Molise qui ad Indiprete di Castelpetroso in occasione del terzo Memorial Tamburi. Anche quest'anno una grande partecipazione di atleti da tutta Italia. Sì, senz'altro, noi siamo molto contenti della presenza di molti atleti provenienti da diverse regioni. L'idea del trittico ci ha dato ragione. 8 anni fa, insieme a me, il gruppo sportivo Molise Ricambi e il gruppo sportivo Bonefro, decidemmo di iniziare a fare questa avventura del trittico, proprio perché per far venire un po' di gente qui a correre, perché la nostra regione è piccolina e quindi atleti ne abbiamo poco, è l'unico sistema per invogliarli a venire. Questa idea ci ha dato ragione, infatti nel corso degli anni abbiamo avuto tantissimi atleti e io oggi faccio il portavoce del gruppo sportivo Ratino, perché il presidente ancora non arriva, il presidente Giuliano Roberti, e quindi diciamo che questa idea ci ha dato veramente ragione. Se non si fa così, se noi società non ci uniamo, non riusciamo a concludere niente. Infatti ci aiutiamo tra di noi, sia nell'organizzazione che nella pubblicità della manifestazione, quindi siamo contenti del risultato ottenuto. Si può dire che il ciclismo è uno sport molto competitivo e anche molto individuale, nonostante appunto gli atleti partecipano con le società appunto che hanno alle spalle, con cui seguono dei percorsi durante tutto l'anno, ma allo stesso tempo manifestazioni come queste dimostrano anche che è uno sport che unisce. Beh, certamente, anche se a quest'età il gioco di squadra diciamo che forse non c'è, perché ognuno quando viene a correre ha intenzione di vincere, anche se arriva ultimo, però quando parte è convinto di vincere, questo è una bellissima cosa. Certo, da appunto è un motivo per fare sempre più gare, per allenarsi sempre di più, è uno sport non facilissimo. E poi il Molise offre dei paesaggi, anche se dei percorsi difficili, dei paesaggi belli, con dei bei territori da visitare. Ma senz'altro, la cosa che ci fa piacere è che quando le società arrivano qui ci danno il loro apprezzamento, perché noi ci mettiamo tutto l'impegno, anche se le nostre risorse finanziarie sono pochissime, però cerchiamo di fare il possibile, perché quando vengono qui nel Molise e vanno via devono avere un buon ricordo, altrimenti abbiamo fallito tutto. Siamo con Martin Marcellusi della società sportiva del Lazio, Claudio Nereggianani, l'anno scorso vincitore della prima gara del trittico che si è svolta a Oratino, quest'anno finora vincitore della seconda gara di Boiano. Per oggi che siamo qui a Castelpetroso, che prospettive hai? Oggi spero in un altro piazzamento, almeno per tenere la maglia, e ultimamente sto prendendo forma dopo aver avuto un po' di problemi a inizio stagione per malattie e altre cose. Sto prendendo la forma, vado molto forte, spero anche oggi che non ci siano fughe o cose che possono danneggiare la corsa e quindi levarmi un possibile piazzamento. E pensi che il fatto di aver già corso in questo percorso, in questo circuito, tra queste montagne che ricordiamo hanno tecnicamente comunque un alto grado di difficoltà, possa aiutarti, cioè nel senso ricordi già magari errori che hai fatto l'anno scorso e che quindi qui potresti evitare quest'anno? Sì, sicuramente, l'anno scorso ho fatto tutta la corsa, un errore, sono arrivato all'arrivo 17esimo e è un bene conoscere il percorso, soprattutto per la discesa, che è molto tecnica, quindi potrei far bene anche in discesa.
che insomma, per chi non è esperto si potrebbe dire la discesa, beh, è una discesa, e invece no, è anche lì che ci vuole la tecnica per arrivare alla fine della gara. Sì, certo, sicuramente. Bene, in bocca al lupo. Grazie, grazie al lupo.